Allora, siamo qui con i ragazzi di quale scuola e come vi chiamate? Idris, Gigato di Vedi Continuativa e mi chiamo Alessandra Di Meo. E da Angelo Scorcioli di Coppola e sono Daniele Valentino di Vedi Continuativa. Io sono Vero San Vincenzo e la stessa scuola di Ok, allora, oggi avete partecipato a questa importante giornata per il Città Scienza Attiva che è proprio dedicata alla sicurezza delle scuole che devono essere sì belle ma sempre praticate. Cosa vi passa in questa giornata? Innanzitutto è stata molto interessante, però mi si è considerato comunque le condizioni delle nostre scuole e quindi non si parla soprattutto della scuola bella e cioè dell'interiorità della scuola e quindi magari in riferimento al punteggiamento, ma bensì proprio alla sicurezza di questa scuola. Infatti ciò che ci ha spinto proprio a venire qui è la necessità perché la struttura è istituita di è completamente pessima, non solo abbiamo infiltrazioni d'acqua da tutte le pareti, ma è dal 2015 che combattiamo affinché qualcosa possa migliorare, quindi ci siamo rivolti a cittadinanza attiva perché appunto per darci una mano e per affinché possa migliorare qualcosa. Oltre alle infiltrazioni abbiamo già quello che cede e quindi come ragazzi ci chiediamo fino a quando la nostra vita potrà essere al sicuro in questo edificio che è appunto instabile. Quindi voi, nonostante la situazione sia palesemente disastrosa, continuate a fare lezione? Sì, perché anche se la struttura della scuola è molto pessima, comunque le attività noi le svolgiamo regolarmente, quindi magari anche a nostre spese, nel senso andando a volte anche il pomeriggio, però continuando le attività. Invece voi due ragazzi fate parte della stessa scuola, stesso istituto, però sono due sezioni diverse. Due edifici separati. Sì, due edifici separati. A voi cos'è? Perché cos'è quella che concerne l'istituto tecnico agrario, invece siccome nel dicembre del 2013 ci fu una scossa di terremoto e quest'ultima ha reso il nostro istituto inagibile, quindi adesso tuttora ci troviamo in un istituto che non è di nostra proprietà, quindi non possiamo soffrirne al meglio perché ci hanno soltanto dato in dotazione 10 aule. Poi, essendo un istituto tecnico agrario, dovremmo avere dei laboratori per la pratica, perché un giorno saremo dei periti agrari, saremo dei tecnici, quindi. E quindi voi non venite ospitati da un altro istituto, dove però siete un po' sacrificati, lo spazio è limitato, esprimere al meglio le vostre potenzialità. E quindi cosa avete chiesto e cosa chiedete alle istituzioni per migliorare la vostra situazione? C'è stata qualche novità in tal senso? Novità non ce ne sono, già sono 2 anni che combattiamo contro le istituzioni per appunto facilitare le nostre scuole, ma questo ci ha detto che in questi 2 anni non è stato fatto niente, non è stato chiesto, non è stato fatto un progetto nemmeno per contare i danni e per sapere più o meno quanti soldi ci vorranno per ristrutturare la nostra scuola, perché è uno degli edifici più vecchi e quindi è un edificio storico e abbatterlo sarebbe perdere il patrimonio artistico anche del nostro. Va bene, grazie ragazzi, speriamo insieme di riuscire a vincere la vostra battaglia. Grazie. Grazie. Grazie.